cerchiamo di ricostruire spaccati di vita giornaliera con attività di vario genere, anche di artigiani, appunto chi fa legnami, i fabbri ferrai, oppure tessitori, oppure amanuensi. Siamo naturalmente all'interno del castello di Peraga, dove abbiamo la possibilità di incontrare la storia della carta unita alla storia della stampa, in un territorio dove queste due realtà produttive sono fortemente legate, perché ricordiamoci che la carta arriva grazie ai canaresi qui a Padova, a Battaglia per la precisione nel 1339, con un processo che ormai i fabianesi avevano raffinato, che è quello di partenza dagli stracci. Cosa, un applauso vi chiedo per tutti i volontari e tutte le associazioni che ci aiutano a rendere bella questa manifestazione.